Ciao. Hai un amico in me, un grande amico in me. Allora, il gioco utilizza la funzione, mo si dovrebbe vedere ancora meglio rispetto al normale, e infatti c'è proprio la canzone originale. Vedete se si vede bene la live. Ciao Cosimo! Già sei... mi sei... Lampo proprio sei venuto. Sbrigatevi! Bonnie è tornata dall'asilo! Ok, ai Sì, vostri non si vede posti. benissimo. Buzz! Facciamo una nuova partita. Vabbè, qua mettiamo la solita cosa. Poi tu commenti. Poi dobbiamo abbassare sempre il volume perché sai che c'è sempre quel problema del volume alto. TGR, mettiamo la solita, come ho fatto con Paperino, la solita sigla. Puoi Io metto a salvare. Ok. Allora, aspetta che devo fare le impostazioni. Bonus, impostazione, che sono alla fine. Allora, lingua, vabbè, italiano, ok. Sì, è Ah, bellissimo. quindi devo fare Ah, ancora vedi, io. musica, effetti sonori. Impostazione. Mettiamo così, raga, che dite? Così va bene. Dialoghi li mettiamo, vabbè, dialoghi va bene così. Autosalvataggio, sì. Ah, autosalvataggio, così non dobbiamo salvare noi ogni volta. Sì, c'ho già impostato perché mi è uscito Vibrazione sì, all'inizio. accetta modifiche. Allora, c'è il bonus. Avventure di Buzz e libro di avventure. Allora, vi spiego. Woody e gli amici del West. Allora, ci sono tre tipi di storie. Possiamo fare le storie di Woody, che è lo sceriffo. Libro di avventura, che sarebbe vari livelli con tutti i personaggi, così un po' tutti i personaggi. E poi c'è le avventure di Buzz, che sarebbero la storia di Buzz nell'iperspazio, là, nello spazio, da dove lui è venuto. Tu da dove vuoi cominciare? Io vorrei fare il libro d'avventura. Libro di avventure, va bene, facciamo libro di avventure. Allora, il primo livello è l'ora dei giochi del Far West. Iniziamo? Sì. Vai. Ditemi se si sente bene l'audio del volume tra voce e audio del gioco, così l'abbassiamo di più in caso. È Aspetta. troppo alto. No, dico allora che c'è gente in live. No, sento bene. Ma intanto sento laggare. Mi fa venire paura. Svelto, Woody! Devi fermare quel treno! Ma che buco che c'è là! Però si vede bene, pure la grafica è buona. Vabbè, perché l'abbiamo messa al massimo. Io mo ho pure esagerato un po' perché l'ho modificata la grafica, l'ho messa in Full HD, che questo gioco non esiste in Full HD. Ok, il movimento è bello. Oh sì! Muovi, vedi. Allora, con quadrato picchia con la con tipo la La frusta. frusta. Ho Sì. Con cerchio cosa fa? preso una cosa, cioè. Le monete, ah, prende perché se non ti sposi tu prendi tutte le monetine. Cerchio per salire. Castellino. Oddio. Il porco, la navicella di porco. Guarda, guarda là. Questo è bellissimo. Questo è un bel gioco. Io l'ho provato su PSP, però non l'ho mai. Io gioco tutti i giochi che non ho mai finito. Ho raccolto la stellina. Ho Oddio! Pure le ah, vedi le macchine di quei tre gnomi spaziali là? Allora aspetta, qua si può salire. Grande! Qui non c'è più niente, quindi. Ma fa anche la capriola.
Doppio salto. Distrugge, che una bellezza. Ah? Distrugge, che una bellezza. Attento, Woody. Dove sei? Io sono praticamente, sto distruggendo tutte quelle lettere che sono davanti. E poi c'è la scala. Però non sono salita per la scala. Come cazzo? Non sono salita per la scala. No, vabbè, ci devi andare comunque. Io già sono morto una volta. Sì, ci vado dopo. Prima ho distrutto tutte le cose. Ma posso andare di qua, ecco perché. Ho salito la scala. E sto prendendo la non ti buttare dall'altra parte. Quando arrivi al fondo della finestra, entra direttamente nella finestra, che sennò. Scegli. Chi è morto? C'è che per lasciarmi? Okay. Wow! Sì, vabbè, 8 cose. Dove li prendo queste cose io? E come si entra nella comunque finestra? Veramente. No, devi entrare. Basta che premi in avanti con l'analogico e la X. Sì! E salta dentro la finestra. Attento, e si aggrappa una sporgenza. No, non ti devi accappare dall'altra parte. Vedi la luce con la finestra e devi entrare dentro la finestra. Aspetta qua. No, vabbè, sono caduto. Te l'ho detto, che non mi ascolti. Ti ho pure avvisato che hai fatto la stessa cosa mia. Di prendere tutto. Dopo però voglio provare le avventure di Buzz. Secondo me è quello più bello. E mi fa volare. Oh sì! Di nuovo, oddio quanto odio queste cose. Fate la... Ah ma si apre tipo la porta. Oh, guardate, guardate. Sì. Ok. Il livello non finisce più. È lungo comunque il livello, hai notato? Sì, sì, mamma. Ti è concentrato. Molto. Molto. Salta sulla scatola. Wow! Ok. Poi faccio così. E te ne vai a fanculo. La madosca, ogni volta scoppia tutto. Ma le stelle non ho capito a che servono. Forse sono come vite, non lo so. Perché tipo le altre cose servono tipo per i bonus, ma le stelle non ho capito. Ma tipo se io qualcosa non la rompo? No, non fa niente, basta finire il livello. Cioè quelli sono come i giochi normali platform. Tu devi Oddio, ma... Mi stava buttando. Guarda la voce, ma sei troppo bassa però. Grande! Mi sa che è Discord però. No, tu parli proprio a bassa voce stasera. Devo scappare? Ok, io mi sa che ho finito. No, non è finito di quella cosa. Devo raggiungere la prossima carrozza. Nella macchina sono andato. Aia. È caduto. Mamma mia, esplode sempre tutto. No? Che già fa? Ok, forse ho capito. Non ho capito un cazzo. Mi sa che non ho capito un cazzo. Tu dove sei? In che punto ti trovi? Io sono praticamente in quel punto dove mi devo aggrappare alla sporgenza di fuori, visto dove ci sono le cose che si aprono
Aia! Che c'è il fuoco. Presente? Sì. E come cazzo faccio? Fra, sono Nikos, ti devo dare la skin e dobbiamo fare la live che interessa giocare con te. Ma già me la puoi regalare la skin? Cioè, sono già passati 3 giorni. No, mi ha buttato giù il fuoco. Qua dopo che faccio la live, se vuoi giochiamo. Però la live non è facile, capito? Se vuoi fare la live da domani possiamo farlo. Domani ho il tempo di fare la live, se vuoi. Perché domani alle 9:30 devo andare dal dentista. Appena torno, verso le 10:30, se tu ci sei, possiamo fare una live su Fortnite. Giocare con Andy è sempre stato così emozionante! E vediamo lo shop di domani, perché adesso nello shop non c'è niente di interessante, ti dico la verità. Livello completato, 400 monete. Cioè la maggior parte dello shop ce l'ho, ti dico la verità. Sfide sbloccate. Hai finito pure tu? No, ancora no. Totale 400, cosa ha preso sto livello? Salva in automatico, quindi problemi non ce ne sono. E scusa, come si salta là in alto? Dove? Ora che vivo qui con voi, a un certo punto c'è la scala. Vado a guardare i miei disegni per aiutarmi a ricordare tutto quello che è successo. No, vabbè, che bello! C'è il livello dei soldatini. Li hai visti i soldatini quelli a giocattolo? No. E presenti i soldatini a giocattolo? Quando tipo, non so se tu quando eri bambina, sì, li hai mai visti, tipo tuo fratello che ti ha detto. Ah sì, no, pensavo li avessi visti nel gioco. C'è il livello con i soldatini. Dai, muovete a finire che iniziamo. Dove iniziamo? Sto distruggendo qua. Ma quanto ci vuole per finire? Sono praticamente in quel punto dove stanno buttando quelle. Ma sei andata sulla macchina? C'è la macchina dei porcellini. No, ma le macchine dei cosi alieni. Ci sei salito sulla macchina? No, ancora no. Sei troppo lenta però, no? Sono in quel punto dove si aggrappa a quelle, vabbè, aspetta, a quelle cose che sono intanto. Io l'avvio intanto, vedo un attimo com'è. Oh, questo è un disegno con fantastico. Quella specie di stura lavandina. Quando Woody ha detto al sergente dell'esercito di trovare il cellulare di Andy. I soldati devono trovare il cellulare di Andy. Azza, ma qua esplode sempre tutto. Ma comunque dove arrivi, quando Andy arrivi alla parte... stava per andare al college e non giocava più con noi da anni. Se l'esercito avesse trovato il suo numero di cellulare, avremmo potuto chiamarlo. Va bene pomeriggio, va bene pomeriggio, ci sono pure pomeriggio, va bene, va tutti bene pure. Tutti all'aereatore, uomini! No, ma come si porta? Suggerimenti, fammi un attimo i suggerimenti. Sono nella casa del nella stanza del bambino. Bello. Sono sulla macchina. Bravo, è quasi finito allora. Ma cosa fanno? Picchiano? Non fanno niente. Cioè, l'unica cosa che fanno è salto. Ora? Quel timone là? Devi togliere, devi aprirlo. Okay, obiettivo, perfetto. Select. E che fa select? Trova 8 lampadine. Chiudi le due saracinesche. Trova il telefono di Andy e riportalo a Woody. Faccio truccare, non devo fare più niente. Dopo la live, se vuoi possiamo fare. Dopo la live domani pomeriggio. Se vuoi. Mi dici l'orario in cui tu ti connetti di pomeriggio, che io vengo online e giochiamo. Non ci sono problemi. Ma come si... Ah, devo saltare. No, però veloce, non ci puoi stare 3 ore a un livello. Cioè, è facile. Non finisce mai. Sono andando a parte del treno. Mi sa che ho finito. Sì, se c'è il filmato sì. Se cadi salta sulla... Ah! Sì. Ok, a posto. Completa il livello, vedi un attimo filmati, che poi è una cosa tipo affumare. Ti aspetto, da tanto hai finito. Entra nell'altro livello, quello dei soldatini è veramente carino, devo dire la verità. Ti aspetto. Intanto vediamo se cosa posso fare. Impostazioni. Comandi.
Opzioni, musica, va bene l'audio, la musica, non si sente troppo forte la musica, sia l'audio del gioco che la mia voce, cioè è giusta, si sente tutto bene, sì? Non la devo Sì, regolare sì, ancora. sì, sì. Lo schermo non lo Si sente regolo. bene, si sente bene. Formato, ho paura a toccarlo. Dialoghi. Vabbè, i dialoghi sono importanti per la storia, quindi. Sei uscita tu? Sì, sta caricando la cosa finale. Trucchi! Oddio, ci sono pure i trucchi, però non me li dà perché forse devo completare il gioco. Attiva questo trucco sbloccando. Andy sta per andare al college. Sbloccando nella. Cioè, l'hanno scritto attaccare, ma che traduzione di merda! Comunque, ragazzi, forse vi porto. Che lo voglio. Cioè, l'ho sempre voluto portare sul computer in live o a video. Sempre con la mia ragazza. Ritorno al futuro. Il film però a gioco, tutti e cinque i film, cioè là sono cinque film nel gioco, non, nel film invece sono tre film, però io, dato che è bello, sono cinque episodi, però che durano tanto, penso un'oretta l'uno, cinque live su quel gioco secondo me è bello, anche perché tipo su PlayStation non esiste la traduzione in italiano, cioè esiste solo in inglese il gioco. Poi su computer, grazie a un sito di italiani che hanno fatto la traduzione amatoriale, si riesce ad avere il gioco completamente in italiano, sia sottotitoli che testi. Quindi è bello da giocare, dato che non l'ho mai giocato, che lo volevo giocare su Play, però in inglese col cazzo che lo gioco. Sei entrato nel livello? Io sono con i soldatini, sto Ok, prendendo tutte le ok, stelline. bravo. Allora possiamo continuare. E ve lo portiamo. Vedo. Ma non so, o dopo. Cazzo. Sono caduto. O dopo le live di Toy Story. O dopo che finisco di caricare tutte quelle di Paperino. Ma vediamo. Comunque, mo mi sono ricordato che l'avevo portato. Quindi praticamente il livello sarebbe questo, cioè con i soldatini. Sì, il livello è questo. Il livello è quello. Dopo proviamo Buzz, però, perché Buzz deve essere bello. Che Domani dobbiamo alle fare? Dobbiamo raccogliere. 11:45, barra 12, ci sei, la live posso farla. A quest'ora, fino all'una, se la facciamo fino all'una sì, perché poi all'una mangio. Sì, si può fare, questo orario qua sì. No, sono caduta, ogni volta devo fare sempre il giro. Muoversi, muoversi, muoversi! Ah, con cerchio parla. Muoversi, muoversi, muoversi. Che Praticamente dobbiamo raccogliere tutte le stelle. bellino. No, cioè quelle sono cose secondarie. Devi trovare il telecomando, il telefono di Andy devi trovare, che è nascosto nella stanza. Trovare tu quali tutti i livelli. Minchia, saltano solo una volta sola. Però il problema è che se cade devi partire La sempre da cosa sotto. della scheda non ha senso. Che cosa? Di cosa parli? Ah, ma dovevo saltare da sopra. Che gioco è questo? Ok, la domanda dice. Che gioco è? È Toy Story 3, c'è scritto pure nel titolo. Se non lo so se tu hai visto mai il cartone. Dipende quanti anni hai. No, sto giocando con la mia ragazza, che praticamente non giochiamo in coop perché non si può giocare in coop, ma lo sta giocando anche a lei insieme a me. Ma porca troia, sono scarso. Quando sono scarso, madonna mia, cado sempre. Ma che sono queste lampadine? Cioè, ma io una volta che io tipo sono caduto, ok, là, ma perché non mi fa salire più? L'ho trovato il telecomando, forse. Ma c'è forse un telecomando sulla televisione? No, quello là è, mi sa che è il telecomando della televisione. Minchia. Ok. Tu sali sempre sopra. Questo telecomando devi andare sempre sopra. Aspetta, che forse abbiamo trovato qualcosa. C'è la madre del dienti che sta praticamente continuamente. Siamo in quel punto. A culo a ponte, non so che cazzo sta facendo. Salta! Ma che cazzo sta dicendo questo ciao Piero? Non c'è nessun Piero! I pazzi mi stanno entrando nelle live. La gente sta male, Milano. Non è che sta male, però, boh, non si capisce. Oh!
C'avevo il monopattino. Il monopattino, finalmente. C'è lo skateboard in faccia, mi stanno andando. Cerchio. Ah, devi andare nel. Nel condotto d'aria. Dove è? Devi andare sempre sopra, sopra, sopra. Devi sempre seguire la cosa che ti porta sempre sopra, sopra, sopra. Io sono sul letto. Ma che c'è da fare sul letto? Devi salire ancora. Lo so, ma mi è uscito un filmato. Quello là del coso. Non sì, vi fermate, sì. Soldati! Pirro, sì. Quell'acchita è morto, sono morto. Come potete morire? Sono dentro il condotto, ma è difficile. C'è il coso di aspirazione che ti butta. Tipo, ti butta giù, devi passare il momento giusto. Dai, quanto cazzo. Basta buttare aria. Sto prendendo X a 3 ore. No, vabbè, ma ogni volta devo risalire. Oh, guarda, dai, è possibile che non lo sai fare. Non cadere. È facile. Mi sto arrampicando sulle cose. Guarda che coglione che sono, ma si può essere coglioni così, ragazzi. Vengula mammata. Quanti anni ha Piero? E quante ne ha? 11, 12, quante ne potrà avere? Manco mi ricordo. Comunque una cosa del genere. Là non ci va, cioè là ci deve andare il top. Dai, apri, madonna mia quanto ci vuole qua. Sì, ma questo cade, lo sapevo. Questi cosi saltano troppo però. Ah sì, ma ci sono due porte. Cioè due porte, due cose. Questo dove va? Oddio mio. Il nostro obiettivo è arrivare alla porta, uomini. Ah, non ci dobbiamo far vedere. Mi aspira con l'aspirapolvere se non scommettiamo. Madonna. Ma dove sei arrivato tu? Io sono nel condotto. Ah, bravissima, finalmente. Allora, vedi che quando arriva un punto che devi aprire due porte, cioè, se apri il condotto a sinistra, poi c'è la mamma con la strapolla. Ma io voglio vedere cosa fa se mi vede, cioè, secondo me mi aspira. Ah, non è facile, quando diventa rosso non devi passare, quando è come il semaforo proprio. Aro culo te, t'ho fottuto. È come il film praticamente. Telefono localizzato! Prepararsi al salto! Preparate il paracadute, uomini! Che? Tieni craft. Che sarebbe? Fortnite, col paracadute, vai! Ecco il telefono dov'è? Ogni volta però mi aspira la mamma. Ma se là sei arrivata? No, praticamente quando diventa verde tu puoi passare. Ma devi passare velocemente, quando è rosso non puoi passare. Cioè è facile alla fine, dai, non è. Ma mi trovo un po' comunque. No, perché non passi veloce allora. Ha già preso il telefono. La parte della missione affidata all'esercito è stata un successo. Di Lara Croft. Infatti è simile. Livello completato, sempre 400 mi dà. Congratulazioni. Dopo che passi quella parte è molto facile comunque, stai tranquillo. Basta sono arrivato dopo la porta. Basta che ti butti dalle
dalle scale con il paracadute che se lo apre da solo e arrivi fino là sopra dove c'è il telefono praticamente. Lo stiamo facendo senza completare al 100%, senza prendere tutte le cose secondarie, però che cazzo ce ne fotte a noi. Ma qualcuno se la vede la live, dai. È venuto a prendere il suo cellulare, proprio come speravamo. Per un attimo mi ha persino preso in mano. Ma poi ha preso il telefono, ha chiuso la scatola dei giochi e se n'è andato dalla stanza. Poco dopo, la mamma di Andy gli ha detto di mettere in ordine le cose nella sua stanza prima di partire per il college. E lui ha deciso di portare Moody con sé e ha messo il resto di noi in un sacco della spazzatura. Facci Luca. Noi non lo sapevamo, ma Andy voleva portare il sacco con noi dentro su in soffitta. Prima che potesse farlo, però, la sua mamma ci ha messo sul marciapiede per sbaglio. Nervi saldi. Ah, ma dobbiamo usare Buzz, che praticamente deve salvarli. Li ha messi in un sacco di immondizie i giocattoli. Si fanno queste cose, non si fanno queste cose. A che punto sei? Ho finito. Che facciamo? Continuiamo o proviamo le avventure di Buzz? Puoi continuare, se no finiamo il libro dell'avventura in live, poi la Buzz lo facciamo nella prossima live. Eh sì, dai, facciamo in ordine, ma ci siamo. Okay. Nervi saldi, andiamo. Grazie alla mia coda appuntita, siamo usciti dal sacco della spazzatura e siamo corsi in garage a nasconderci. Sì, sì. Non te lo credevi che era così bello? Diciamo che un po' difficile c'è. Però non tanto. Mo usiamo quello là che ho trovato nell'ovetto Kinder. Poi Buzz ha visto. E perché una dovete sapere che gli ho regalato il nuovo di Pasqua di e ha trovato Buzz. Di farci nascondere tutti nella scatola ed essere regalati. Questo stronzo qua. Verso l'infinito e oltre. Quanto chissà bello. Dove si nascondono. Sì, vola pure, apre le ali. Suggerimenti. Vediamo un po'. Che dobbiamo fare? Siamo nel garage adesso. Cioè, ci siamo facendo tutta la casa. Dalla stanza al garage in un attimo proprio. Da me c'è ancora filmato. Sì, sì, vado tranquillo. C'è il maialino. Praticamente dobbiamo salvare tutti i giocattoli. Il maialino e tutto il resto. C'è pure il cane, quello che si allunga. Bello, sai che non mi sono guardato l'ultimo film di Toy Story, Toy Story 4? Però guarda, Buzz è più forte, perché con quadrato fa le mosse di karate, vola. È un bel personaggio questo. Cosa dovrei fare adesso? Dovrei girare nel garage. Ti piace Buzz? Come preferisci come personaggio tra quelli che hai visto fino adesso? Non è male, tutti e due mi piacciono. Visto che vola se premi due volte X? Cioè se tipo sei in alto puoi planare. Vabbè, io sto spaccando le cose che c'ho intorno. Pure io. Ma non c'è un modo per farle correre più veloce, vanno troppo lenti. No, è proprio lui che fa così. Tipo dopo un po', ti dico una cosa. Ma c'è un condotto poi, c'è un condotto. Posso salire? Vedi che c'è tipo il coso, come si chiama quello che butta l'acqua, la cosa fredda, se c'è l'incendio. Ma c'è anche un condotto dove si può andare. Mica come veloce, Buzz, è proprio forte, è più forte di tutti. Dai. Ma tu dove sei andato? Sono andato dove c'è il coso, come si chiama quel coso che spegne il fuoco? Non mi ce l'ho. L'estintore. L'estintore, sono salito con l'estintore, ti fa salire sopra. Ah, sì? Io sto distruggendo tutte quelle cose. Ti consiglio di usarli, di andare da, così siamo, andiamo avanti insieme. Sì, aspetta. Vai in macchina, so dove stiamo andando. Ho salvato il primo, il cane. Se vai dall'estintore, apri, da ogni zona ti fa salvare un giocattolo, hai capito come funziona? Sì, sì. Quindi mo scendiamo. Thank you.
In alcune zone corre di più, in alcune zone corre di meno, non ho capito perché. Le chiavi ci sono qua. Vediamo un po' cosa fanno queste. Trofeo luce auto completa. Ah, ho trovato un obiettivo speciale, ho trovato un trofeo. Ho salvato il cane. Brava. Oh, io dopo che scendi con la corda, io sono andato dalla parte appena scendi, la zona che mi veniva avanti. Dove c'è lo skateboard rosso? Se non mi sbaglio sì. Mi segue la palla. Che devo fare? Poi la scena. Dove ti faccio vedere di nuovo? Ci è mancato poco. Ok. No, li devi salvare tutti, quindi vai in una zona che vuoi. Tanto poi quelle che non hai fatto le fai, no? Ok. Ho salvato il maiale. Adesso. Tutto a posto. Andrà tutto bene. Che bello salvare i maiali. C'è pure un condotto, vediamo cosa c'è. Lo prendo! Ho trovato una cosa secondaria. Bene. Scendi. Un'altra chiave. Fantastico! Buono. Ora, per salvare gli altri dove devo andare? Mi sa che è nel condotto forse, o no? E ho incontrato una bambina. Nel condotto? No, fuori. Davvero? Non sto andando nel condotto. Fuori c'era una bambina. Preso. No, ci ho trovato solo le chiavi nel condotto. Una bambina, la devi salvare, mo. E l'ho salvata. Dove devo andare? Io non lo so, solo quella mi manca, mi sa. È fuori, non devi. Quando scendi visto dalla corda. Dove eri sopra che hai salvato il cane? Scendi sopra, vedi che c'è sulla sinistra. Vabbè, una dove parte sto andando, mo'. Dove ci sono tipo le seghe, quelle cose là che tagliano. C'è una tipo una pompa rossa. Vabbè, ci vado dopo. Sali sempre là. Sali sempre di là. Ma nel condotto non c'è. Ci sono andato, ma non c'è niente. Perché si butta lo stronzo? C'è una pompa. Ma tu sei salita sopra, dove ci sono quelle cose che tagliano. Sì. Allora sono giusto. Che cazzo hai fatto? È difficile. Ho fatto. Ah, col cerchio si scende, non l'avevo visto. Ma nel contatto non c'è niente qua. No, non ci devi andare. Ok, salvata pure io. La cosa più importante è il maialino. È restare insieme. Il maialino è... Non so se riesci a guardare la live. Ah sì, ho capito, forse. Sì, ho capito. Dove devi andare? Ma, però mo manca un altro. Dove sarà l'altro? Un paese di là. Controlliamo in cucina. Ah, pure in cucina si può andare. No? Ah, dobbiamo andare in cucina allora dopo che salvi il maialino. Sì. Ma pure di qua, vediamo di qua. C'è un altro condotto qua. Mi potrebbe servire. Io dove porta? Comunque intuitivo, cioè riesci a capire tranquillamente cosa ti manca di fare. No, sto arrivando al maialino, cioè mi ha fatto vedere il tratto di strada che manca. Bravissima. Le canzoncine sono molto belle, devo dire. La cucina ti ci fa andare lo stesso. Perché mo ci sono caduto a pescare. Ma prima vedi che c'è un'altra cosa da fare, non c'è andare subito. Ok, allora aspetta che sto vedendo se. Sì, vedi, c'è il cavallo da salvare. Se vai nel condotto. Tranquillo, siamo una famiglia. C'è una parte che devi salire sopra e poi c'è il condotto. Devi aprire il condotto. Ma mi ci facciamo andare prima, va. Devi salire prima e poi c'è un condotto, hai capito com'è? Ci sono tipo delle scatole rosse, verdi e blu. Tu sali là sopra. E poi c'è tipo. Ancora più sopra c'è tipo un condotto. Che là dentro devi. Segui il percorso e ti porta per salvare il cavallo. Ok. Non andare. E poi una volta che entri nel condotto, non aprire la porta del condotto che trovi subito davanti quando finisci il percorso. Sali sopra. Se no non ci arrivi da lui. E là sto andando. Dove sono quelle scatole? Ti porta un'altra scatola, no?
Sono le scatole verdi, blu e rosse. Mo, tipo appena sono salita c'era un condotto, non devo andare là. Il condotto appena sei salita. Ma dico, una volta che entri là e finisci il percorso che ti fa fare, c'è subito tipo la griglia che ti fa andare in un altro condotto. Non andare là, vedi che ti fa salire e vai nell'altro che c'è più avanti ancora. Io adesso vado nella cucina, che mi sa che mi manca l'ultimo. Controlliamo in cucina. Celebrazione. Notifiche che arrivano perché sono con l'altro telefono. Com'è figo, sembra la casa stregata. Sì. Vabbè, mo non esageriamo. C'è un gioco della casa stregata comunque. Pure quello possiamo portare. Ce ne sono giochi belli su PlayStation 2. Altre che PS4 e PS5. Ho trovato! Niente panico, ce la caveremo. Quindi non devo andare? Ok, qua mi esce un condotto. Non devo andare là, devo salire. Vai sopra, vedi che ti fa salire. Bravissima, ti fa salire sopra. Tu facendo il percorso di sopra, esci da là e ti fa salvare il ciuccio. Poi puoi andare nella cucina tranquillamente, perché solo là mancano poi. Verso l'infinito e oltre mi sono spaccato le gambe. Attivo il frullatore. Ah, ho capito. Vabbè, non posso fare così, che cazzo, dai. Mi fate ridere. Eccellente. Ci sono le pentole. Ah, i fornelli che si accendono, non ci devo passare sopra. Guarda, questo è fighissimo. Non si arrabbia, non ci arrivo. No, perché devi andare da sinistra a destra, devi salire. Ah, ok, ecco, fatto. È facile, ma non è difficile. Bravo, Bart. No, ci vado, però non ci arrivo. Vai in macchina, so dove stiamo andando. Li ho salvati tutti. Eravamo tutti insieme grazie a Buzz. Io ho finito. No. Livello completato. Madonna, non ce la farò mai. Dai, che faccio? Come fai a non ci arrivare? Una cazzata. Ma sono dalla parte dove sto salendo, no? Che devo salire da sinistra a destra. E a un certo punto quelle di sopra si sono tipo rotte. Perché devi salire. Perché una volta che tu sali fino a quelle rotte, poi a sinistra devi saltare a sinistra che c'è l'altra. Poi da una volta che salti a sinistra. Ci salto! Ti fa saltare a destra su quella buona. Non ci arrivo, non c'è. Solo lei non ci arriva. Ogni volta c'è, ogni gioco c'è un problema. Giuro, ma io ci salto. E allora prendi un'altra strada, cioè non è che possiamo fare 3 ore ogni volta. Stavamo per andare al Sunnyside, dove ci perché arriva stati quella tanti sinistra, bambini ci salta di e poi non va più avanti perché è rotta quella. Perché devi saltare su quella sinistra mentre sei arrampicata a quella rotta. Attenzione per la famiglia. C'è un altro livello, ma va. Avventura di base, non so se lo provo io. Di qua per forza ci dobbiamo andare, se no non ci vado, vado direttamente sotto. E vai sotto, esci da sotto allora. Però io sono andato di là per salvare il cane. Vai dalla parte di sotto, se non ci chiedi. Cioè io ci sono riuscito, anche se sono rotto ci sono riuscito. Boh, sembra strano. Ah, c'ha 5 livelli, Buzz. Prego per un attimo il primo, giusto per fare un po' di intrattenimento mentre tu. Senza finirlo. No, non c'è niente in quello di sotto. Diario di Buzz Lightyear. Ho localizzato il traparo di Zurg. Devo spegnere questa macchina infernale prima che sia troppo tardi. Metti l'angolo quieto per colpire nemici a scatole. Ma pure il laser. No, vabbè, questo è bellissimo. Cioè, vola di sotto. No, vabbè. Che bello, è come il cartone. Sì.
bellissimo. Quello di Buzz è bellissimo. Sinceramente non so come cazzo ha fatto ad arrambicata. Ma fai sempre problemi in ogni gioco, cioè non lo sai, sono cose facilissime che ma io credo. Ma arrambica! Ah, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Non ce l'ho. Avete visto, ragazzi? Si fa problemi per niente. Guarda che mi sta uccidendo 3000 volte! Comunque, una volta che salvi. Ma io devo ancora non ho salvato il maialino però. Ancora? Che stai aspettando, scusa? Ho salvato il cavallo, ma. Sei lenta, 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 troppo lenta. Ah, capito, ma io non ci ho mai giocato a un gioco del genere. Manco io ci ho mai giocato a sto gioco. È la prima volta che ci gioco. Ho giocato su PSP ed era diverso. E non l'ho manco finito. Un livello ho fatto. Il maialino l'avevo visto, era là se non sbaglio. Vabbè, prendi il maialino, vai prima in cucina, fatti prima la cucina che è più velocissimo. Che figlio di puttana sto gioco. Vabbè, questo è così. Vediamo gli altri, perché poi questi qua li facciamo in un secondo momento. Voglio un attimo vedere come sono tutti i livelli. La base segreta di Zurg, questo mi ispira tantissimo. Quanti ricordi, quanti ricordi. Diario di Buzz Lightyear, su questo pianeta ci deve essere la fortezza di Zurg. Ma cosa servono quelle chiavi? Lo poi? Troverò e no, lo annienterò per sempre. Per completare il 100% del livello. Questo per chi ha visto Toy Story 2? Sto livello è famosissimo. C'è proprio tipo... veramente gioca a questo gioco, tipo c'è Woody che gioca alla PlayStation al videogioco di Buzz Lightyear, c'è proprio il livello è così, dentro il cartone. E un colpo mi ammazza, ma come cazzo funziona qua? Che cazzo? È bello comunque, questo gioco è molto bello. Per chi ha visto i cartoni di... Vangula Mamma, per chi ha visto i cartoni è proprio... è come tornare bambini. Che punto sei tu? Penso che stanno a prendere il maialino. C'è una palla che mi insegue a forma di maiale. Sì, è là. La palla a forma di maiale? No. Quella è una palla di bowling. Aveva il naso come un maiale. Ma vaffanculo, sto gioco. Vabbè, comunque poi sicuramente se arriva alla fine in cui c'è Zurg, poi questi li facciamo in un secondo momento. Li sto un attimo provando nel frattempo che lei finisce il livello che abbiamo completato prima. La minaccia del razzo spaziale, vediamo un attimo questo com'è. Ok, il maialino l'ho salvato. Guarda, è stato nella cucina. E salvare l'ultimo, che facciamo? Diario di Buzz Lightyear, la minaccia è reale. Ho trovato il razzo a cristalli di Zurg e lui sta per lanciarlo. Devo avvicinarmi e cercare di fermarlo.
Non ci arrivo. Accidenti! Accidenti! Molto figo. Cioè, almeno i livelli... Cioè, i livelli di base sono molto fedeli al film. Proprio ha mandato all'altro mondo in 3 secondi. Però poi i checkpoint sono proprio da dove muore, quindi almeno i checkpoint sono facili. I nemici dove stanno qua? Sono spariti. Ma vaffanculo, ma questi esplodono così? Oh, non è che ero caduto. La mamma. Non mi ha toccato. Ma che cazzo dice? Andasse a fanculo adesso. Ma tu che stai facendo? Sto facendo i livelli di base. Ma li sto provando, non li sto finendo. Mo per esempio mi ha toccato e non mi ha fatto niente. Io veramente rido. Rido. Ridi? Uno l'ho salvato, quei tre cose là. Uno dei tre. Ecco, ma devi salvare soltanto il ciuccio. No, il ciuccio, come che cazzo? Che si trova il cane l'hai salvato, sì. Il cane sì. Il cavallo dove pure. Si trova l'altro? Il cavallo pure. Sì. E allora soltanto il la trappa devi salire proprio appena entri nel, vedi che appena entri nella cucina? Appena entri nella cucina c'è il c'è proprio una sedia a destra o una cosa per salire. E devi salire fino a sopra. Fai la strada normale che ti porta dal dinosauro. E poi la lo salvi e finiti il livello. Ma non mi dai manco il tempo, Cristo! Ok, il dinosauro l'ho salvato. Ma dove per parte di filmata che finisce il livello? Giusto? Sì, mi ha fatto vedere la scatola con tutti gli animali. Ok. La scatola con tutti gli animali. Ok, possiamo continuare la storia principale allora. Questi sono livelli a parte. Poi li facciamo. Libro di avventura. Attenzione per la famiglia. I disegni sono belli. Si vede che l'ha fatto un bambino? Sì, io entro nel livello nuovo. Visto che andava al college con Andy, Woody era ancora su in camera, mentre noi eravamo giù in garage. Quando Woody si è accorto dell'enorme errore della mamma di Andy, è corso giù per dircelo. Pensa, Woody, pensa! Devo uscire da questa stanza per trovare i miei amici. Di nuovo Woody siamo. No! Ma cosa ci aspetta? No! E qui c'è di livello! Wow! No! Sto entrando! Vedi che appena entri, sali sul tipo sul mobile perché c'è una cosa secondaria se la vuoi prendere. Fermo? Che bello, sto cadendo con l'aspirapolvere dalle scale. Allora, la madre di Andy è qui fuori. Se adesso accendo la TV, dovrà aprire la era porta. Era girandola la cosa secondaria. Ah? Era quella tipo quella sì, specie sì, di girandola sì. La cosa. Sì.
scappa sulla porta, non si arrampica sul babbeo. Ma mi sa che devo andare nel conte. Aspetta, c'è un... Ma questo livello mi sembra abbastanza lineare, dai, non... Non c'ha... Oh, sì! Ah, nel... Vedi che sotto le scale, nel... Nel condotto c'è un'altra girella. Quelle che si mangia. Le girelle quelle che si mangia. Ma vero. Ti va, eh? Oh, ancora la cioccolata voi, ti è bastato l'uovo di oggi. Madonna mia, non sei... Io l'ho mangiata tutto, un pezzettino l'ho mangiato e basta. Ah, un pezzettino. Tutto l'uovo, secondo me, se... Non sei mangiato tutto quando sei tornato a casa. Non è vero, dopo ti mando la... E non mi sale sul divano, ma come che ci vuole stare su questo divano schifoso, color verde pisello? Ma come si ci sale su sta poltrona? Aspetta, vediamo un attimo cosa c'è qua. Che bello sto parquet. Lucido proprio. Ma che dobbiamo fare in questo livello? Oh, sì! Dobbiamo salvare un giocattolo che per sbaglio la madre di Andy l'ha messo nella... No, cioè tipo... L'ha messo nella spazzatura, una cosa del genere. Se l'hai dimenticato. Oh, non so se l'ha fatta apposta. Pure dietro la poltrona c'è una girandola. Sì? Mi sa che l'avevo già presa. Sì. No, qua... No, sì, quella l'ho presa. Ma non so come salire sul divano, ma io qua. Vabbè, io sto andando nel condotto. Vado pure io là. C'è una girandola. Grande! 4 su 8. E l'ho presa. Ho un serpente nello stivale. Guarda che dice quando sale. Quando sale sul mobile dopo... Un serpente. Io pure ce l'ho... Ma ce l'ho pure... No, devi continuare là dove dice c'è un serpente nello stivale. Io ce l'ho pure il serpente. Mani però in alto! Ci siamo capiti? Allora. Mi segue la palla. Peccare. Ok, devi accendere la TV comunque, devi fare tutto il giro salendo da là. Sì, sono là, sono io. Sto salendo, cioè sono salito. No, mi ha visto, porca troia. Sono su. Mo non mi deve vedere la madre, c'è quella cosa con i soldatini. Ok, Woody, non farti beccare. Vieni via. Magari se corri più veloce, forse, non ti vede. Che faccia di merda che c'è la madre. Ma perché non ci salta? Corro. Come corre lento, madonna. E il frame rate ti lagga. Pure a me lagga un pochino a volte in alcune zone. È il programma che non lo regge. Cioè, dovremmo ritoccare qualche impostazione, perché tipo, per la maggior parte dei giochi, quelle impostazioni che ti ho dato io e che c'ho io, fanno girare tutti i giochi al massimo. Però ovviamente alcuni, cioè capita che quelli meno famosi su PlayStation 2 non girano bene. Però diciamo che così è giocabilissimo alla fine, Cioè non dà problemi alla fine. Cioè nella live va bene, giocando mi ci trovo abbastanza bene. Che mai in qualche zona fa un minimo di lag, a me non mi interessa. Vabbè, però comunque. In questa città non c'è spazio per tutti. Ogni gioco. Aspetta che abbassi di più. Perché. Ma hai visto in quel punto in cui tu ti devi fare tutto il percorso e poi dalla poltrona devi saltare là sopra? No. Ah. Come ci salti? Non mi sento come ci salti, ma tu non ci sei andato dove c'è la madre di Andy. No. Devi salire là dove dice che c'è un serpente nello stivale. Non ci arriva, c'è tipo... Perché devi prendere quella corda per salire. Io sono... No, ho preso la corda là dove dovevo premere il cerchio. Poi mi faccio tutto il percorso davanti e arrivo alla poltrona. No, però non ci arriva là sopra quando... Come non clicco con X. Perché? No, ma tu ci sei stato da là? Dalla poltrona? No. Chissà cosa fa questa cosa. Ma no, come faccio a tornare indietro per andare a vedere? Scusa, sei salito dalla scrivania. Poi ti sei fatto tutto il percorso con la lampada fino alla poltrona, giusto? E tu devi arrivare al telecomando. Cioè devi arrivare alla televisione, devi arrivare e accendere la televisione.
Arrivo alla poltrona e devo arrivare sulla libreria dove ci sono i libri. Ah. Non ci arriva se premo con X fino a là, dalla poltrona là sopra. Non lo so, si vede che viene dall'altra parte, hai sbagliato la direzione. Perché mi sembra strano. Scusa, tu non sei andato pure da là. Non mi ricordo! Wow! Hanno avvelenato il pozzo! Sì, hanno avvelenato a mamma. Aspetta che mando la live indietro e ti dico subito. Vai. Un attimo solo. Perché non mi ricordo, te lo giuro. Il percorso è per forza quello. Allora. Vediamo un po'. Aspetta un secondo. Che è un'altra cosa. No, non è questo. Aspetta, ma non mi ricordo dove qual è il punto. No, questa c'è la tavola, questa è la cucina. Ok, di qua. Benissimo. Ah, tu aspetta che. Dov'è che ti blocchi tu? Che sono nella parte? Dove c'è la poltrona, che poi dalla poltrona devo salire sulla. Tipo su quella libreria, visto che ci sono le stelline. Vabbè, prendi il trampolino e sai dove c'è la lampada. E fin qua ci siamo. Poi premi il cerchio là. Sì. E si arrampica sulla lampada. E va sul divano. Sulla poltrona, su quella poltrona. E devi salire sopra la libreria con. Prendo due volte X velocemente. Fai il salto con la capriola. Ok, non lo sapevo, scusa. Non sapevo ci fosse stato con la capriola, ve giuro, finora non l'avevo mai usato. No, vabbè. Non lo sapevo, Giuro, non lo sapevo. Per quello non ce la facevo. Attimo che la rimetto dov'era. Sono arrivata alla televisione. Ecco, ma c'è la tensione di fare quella cosa che stavo facendo io con la madre di Andy. Vedi, non è difficile da fare. Ok, io la continuo. Devo passare sempre quando è verde, giusto? Sì, sì. Wow! Sì, è sempre quella... Minchia, dove cazzo sono andato a finire? Eh sì, vabbè, per una cosa... un giocattolo si fa male cadendo. No, mi fa ridere a me. Ah, non c'è la cosa, non posso andarti. Ok. Vai. Hi-ha! Ci siamo quasi. Poi devi andare nella cucina quando superi quella parte, là dove c'è quella porta aperta. Sì, sono andato proprio fuori dove c'è il piccione. Ma se vado di là mi sa che faccio canestro. Sì, sono in cucina io. Aia! Minchia, c'è una palla da basket. Qui devo seguire tutto il percorso e andare in quel condotto. Aia! Dove cazzo sono andato? Sì, devi andare là, devi salire. Devi andare dove ti fa vedere lui. Praticamente c'è un condotto. Devi salire sulla tavola della cucina. Lo so. Entri nel condotto, poi ti fai tutto il percorso dentro il condotto e arrivi dove sono io, ma. Ma porca puttana, guarda qua un po'. Ma perché non si arrampica lo stupido? Ma è stupido, guarda che fa! Fermo. Bello il ventilatore. Esatto, hai visto? Fighissimo. Io ho finito. Finalmente dovevamo raggiungere Buzz con lo scatolo dei praticamente dei giocattoli nella macchina. Altre 400. Congratulazioni, sfide sbloccate. Ah, c'ho pure le sfide a tempo. Ma copiano tutti lo stile di Crash sti giochi, hai notato?
Più o meno sì. Cresce più difficile ora. Lo so, queste qua magari le prove a tempo si possono fare più facilmente. Te le studi 2-3 secondi. Woody ha cercato di dirci che Andy non voleva buttarci via, ma non c'è stato tempo. La mamma di Andy ha chiuso il bagagliaio e ha guidato fino al Sunnyside. Una volta arrivati, un orsetto di nome Lozzo ci ha dato il benvenuto e ci ha fatto fare un giro. Profumava di fragole. Woody ha cercato di convincere tutti a tornare da Andy, ma noi volevamo restare al Sunnyside perché i bambini giocassero ancora con noi. Nessuno voleva crederci, ma Woody ha deciso di andarsene senza di noi. Ma c'è l'orso, abbraccia tutti. Nel frattempo che finisce voglio provare quest'altro minigioco di Woody. Vediamo questo in bianco e nero. Vediamo cosa bisogna fare qua. Ma visuale, non c'è un modo per cambiarlo. Che cosa? Jessie è nella grotta piena di dinamite e sta per esplodere. Questa è una scena di Toy Story 2. Sbrigati, Bullseye! Non c'è un minuto da perdere. Già sono morto. E ti metti di Super Mario sto livello. Vediamo un po' com'è. Se... Ma cosa è questo? Minchia come è difficile perché va velocissimo. Cerchio. Corri, 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 corri. Ah, è a step, vedi? Ogni pallino è un checkpoint, mi sa. Sì. Aia. E dove cazzo devo andare? Mannaggia Kit e Beav. E allora è mongoloide veramente sto gioco. E come cazzo si fa questo? Scusami un attimo. E come... Ah, posso bel saltare... salto, socio! Può saltare due volte, chi cazzo lo sapeva? Che ne so, un cavallo salta al doppio salto, non lo sapevo. Vabbè, la prima volta. E guarda anche la mamma. Questi livelli non fanno per me, fanno perdere la pazienza. Checkpoint. Questo te lo fai. Dopo lo provi pure tu sto livello. Fuori live, te lo faccio provare, bellissimo. Ma io lo finisco da metà. Tanto sono live, se non fanno parte della storia. Li possiamo giocare per conto nostro. No, vabbè, ma oggi posso tomare ogni poco caldo. Mi sta facendo. Hai tempo fino a quando finisco sto livello, va. Se no pomo per killa. Nessuno sfugge alla legge nella mia città. Ogni poco caldo. Sempre dritto, Bullseye! Sempre dritto, Bullseye, sì, vai sempre dritto. Ma sicuro, me la fanno difficile sicuramente la cosa. Minchia. Ottimo, c'è poi. Ma vaffanculo! Fresca. Uè, ma però è divertente, cazzo. È bellissimo. Questo proprio secondo me ti piacerà perché stile Super Mario. Come livello. Più 40. Ah, ti dà pure qualcosa. Per 10 ti dà delle cose forse per la storia. Stato livello. Totale 1740. Mi ha dato un sacco di punti. Figa sta roba. Sì. Aspetta un attimo, sembra sto libro delle avventure mi vuole far andare. E qua invece che cazzo? Ah, pure, come va, praticamente sono degli episodi, dei livelli bonus aggiuntivi praticamente.
Tutti, mi sa che sono tutti così i livelli. E ne abbiamo 5 come buzz. Però il vero cuore del gioco è il libro d'avventure, che una volta che hai finito tutti i livelli là è finita la storia del gioco, diciamo. La modalità storia è quella. Io bonus voglio vedere, che non ho capito cosa c'è. Vediamo un attimo bonus. Nel frattempo faccio vedere un po' il gioco. Che bello vederti. Materiali extra. Si possono comprare dei materiali. Ah, trucchi. Ah, si possono comprare i trucchi. Tipo, noi abbiamo 1000. Praticamente, hai visto quelle monete che ci danno alla fine? 1700, 800, 3000, 300, per esempio? Ogni volta che finiamo un livello, mo. Però nell'impostazione. Se vai nel menu e vai sui bonus, ti puoi comprare i trucchi. Ma quelli per non morire mai? Tipo, sì, penso che ci sarà anche quello dell'energia infinita. Tipo, compro l'ultimo, 1800. Vediamo cosa dà. Scordatelo. No, 1740, questo non lo posso comprare. Compro quello da 1000, vediamo cosa ci dà. È al sicuro. Ora puoi attivare questo trucco nel menu di pausa. Buzz fanciulla. Buzz indossa un costume da domestica. Che figata. Vediamo questo qua da 600. Anzi, il primo voglio comprare. Ora puoi attivare questo trucco nel menu di pausa. Serpenti. Ogni volta che Woody tocca a terra, dei serpenti finti escono dalle scarpe. Quindi serpenti nello stivale, praticamente. Immagini in alta risoluzione. Ah, queste qua sono delle immagini, invece. E queste qua sono dei bozzetti. Sarebbero delle cose disegnate dai creatori quando stavano creando il gioco. Quindi fanno tipo prima i bozzetti e poi creano il gioco al computer. Però sinceramente bozzetti e immagini in alta risoluzione li possiamo trovare tranquillamente su internet. Quindi non li vado a comprare. Le monete le usiamo per i trucchi. Che però alla fine non sono trucchi, ma sono cose in più che puoi usare nel gioco per... tipo costumi o accessori per giocare con più divertimento, diciamo così, non lo so neanche io. Tu hai finito sto livello, ma che stai tre ore? Sì, ho finito. Vai su bonus. Aspetta, che sto premendo tutte quelle X. Ma che stai facendo il livello quello là di Woody? No, l'ho finito quello là, non sto facendo nessun livello adesso. È tutto 6X che cos'è? No, quando finisco il livello che mi dice Woody ha completato, Woody ha fatto quello. Ah, ecco, codici trucchi. Ah, qua praticamente dobbiamo cercare su internet, mettendo le varie lettere, quelle giuste, ci sbloccano dei trucchi, che sicuramente ci sarà anche l'energia infinita. Vabbè, l'energia infinita che ti serve a sto gioco, non puoi morire. No, vabbè, infatti non hai... Magari, non lo so, trucchi per avere cose bonus. Basta trovarle su internet, inserirli qua. E li fa, basta che vai su bonus, no? Cioè nel menu del gioco. Quello là dove ti fa... Aspetta, secondo che c'è filmato. Che sta finendo il filmato. Così ti faccio comprare qualcosa a te con i soldi. Quelli che non ho comprato io. Così vediamo che ho finito le monete. Per vedere cosa ti dà. Se dava qualcosa di più particolare. E codice trucchi. Aspetta un attimo, voglio trovare su internet. Voglio vedere cosa ci dà. Trucchi, Toy Story bonus. Vedi che c'è la sezione. Aspetta che prima facciamo sta cosa mentre cerchi i trucchi. Materiali extra. Vedi che sotto ci sono scritti trucchi. Trucchi. Ok, quante monete hai? Quante monete? 1700. Perfetto. Allora, il primo l'ho comprato, è del serpente. Compra il secondo, così vediamo cosa c'è. Quello che costa 600, il secondo che costa 600. Ok, compro? Sì, così vediamo cosa ti dà. Che ti ho dato? Comicità, Buzz indossa una buffa maschera. È bello questo. E compra quello da 800 pure, il terzo che ti dà, quello da 800 che ce la fai a prenderlo. Vedi cosa ti dà? Maschera di Zarg. Woody indossa la maschera di Zarg tranne quando cavalca Zurg, sarebbe Zurg, sarebbe il boss finale di come di sono carino però. Praticamente sono... è come se fosse una maschera. Sono costumi praticamente, i trucchi qua sono costumi. E poi c'è la sezione esci, trucchi, che puoi mettere i codici per avere proprio i trucchi veri. Blazer permette a Buzz di utilizzare laser in tutti i livelli della storia. Hai capito? C'è tipo un trucco che tu scrivi Blazer qua e ti dà il laser di base in tutti i livelli. Gioca con un effetto retro. I giocatori alieni non indossano occhiali 3D. Woody indossa il suo vestito da bandito.
Sì, sono trucchi che non ti danno vantaggi nei giochi, ti danno più che altro. Vabbè, a parte il laser in tutti i livelli, che sembra una cosa carina, ma non serve a un cazzo, secondo me. Quindi, vabbè, possiamo che uscire. Facciamo? Vuoi continuare la storia? Che facciamo? Continuiamo? Ci fermiamo qua per stasera? Oppure facciamo l'ultimo livello e poi chiudiamo? Che dici tu? Più tardi? Vabbè. Guarda che sono le 22:50, arriviamo alle 11. Facciamo allora, 10 minuti, facciamo un altro. Facciamo l'ultimo. Un altro e basta. Ci sto. Libro d'avventure. Guai nella stanza del bruco. La stanza del bruco. Andiamo nella stanza del bruco. Questo è un disegno della nostra prima ricreazione al Sunnyside. L'ozzo ci ha messo nella stanza bruco. C'è l'oscio qua. Non è andata bene come speravamo. Abbraccia tutti. C'è quello abbraccia tutti. Domani forse ve ne portiamo un altro episodio sempre di sera. I bambini della stanza bruco erano troppo piccoli, non sapevano come giocare con picchiando. Buzz li ha dovuti distrarre prima che se ci facessimo male qua. Sul serio. Dobbiamo salvare di noi giocatori. Dai, dobbiamo distrarre i bambini. Ah, quelli se là vado sopra. Di qua arrivo di sicuro alla giostrina. Ah, vedo, dobbiamo arrivare al condotto. Spiego. Il condotto è la cosa principale da fare per continuare, per finire il livello. Però se tu vai in giro, sempre se ti ci fa andare in giro, ci sono sempre le cose secondarie da prendere. Però mi sa che è tutto lineare sto livello. Non wow! Perché. Sì, infatti prendi le strade normali. Come va bene mo' quel livello? Questo è fluido. Io sono arrivato al condotto già. Sono sicuro che mi potrebbe servire. Dai, andiamo. Comunque vedo che non è male, la gente se lo vuole. Devo arrivare subito a quella giostrina. Non è, è bello sto gioco, devo dire che piace. Sì. Secondo me anche Paperino, secondo me abbiamo sbagliato a farlo a video, proprio a registrarlo e portare gli episodi man mano. Perché secondo me Paperino pure era un altro gioco bello in live. Paperino spaccava, perché era anche più difficile. Vabbè, però possiamo portare quello nuovo. Vedete sì? Che c'è l'altro. Così sappiamo pure. Sì, ho capito come. Però prima dobbiamo caricare tutti e 5 gli episodi. No, tutti e 4 sono, giusto? Sono? Sì, sono 4. Uno l'abbiamo salvato, mancano 3 video. Dobbiamo caricare altri 3 video. Che ogni sabato ne carico uno. Quindi dovete fare 3 settimane. O vi portiamo Ritorno al futuro. Magari poi faccio una votazione. Chi vota. Poi se non vota nessuno ne porto uno, poi vediamo quello che mi va. O Ritorno al futuro, Gulam Mammata, o il gioco di Paperino che diventa un supereroe del cazzo. Perché Paperino che diventa un supereroe non si può sentire, però è un po' strano che Paperino diventa un supereroe, però poi vedete gli episodi di Paperino. Quello che abbiamo già registrato. Qua come si fa? Operazione Papero. Vedete che Paperino sa fare anche il supereroe. Grazie a Paperino. Lo prendo. Ho trovato una melanzana. Ma tu sei nel condotto anche? Sì, sono dalla parte dove è tutto illuminato di verde. A facci Lucazzo dove sono uscite. Mo' immagino che devo fare qua. Oddio mio. Questi colori rosa non mi piacciono. Il colore rosa a me non mi è mai piaciuto. Cioè il viola è bellissimo, mi piace come colore, ma il rosa proprio, non lo sopporto. Il viola è il mio colore preferito. Il viola mi piace tantissimo come colore. È bello come colore. Cioè non è manco tanto femminile, però il rosa è troppo femminile, non mi piace proprio. Bene, la giostrina! Una mamma, te come fai? Mamma mia, che rabbia! Ma che non si è aggrappato il figlio di puttana? Che laggata che ha buttato. Sì, ogni tanto fa così, non si aggrappa e cade. Devi ricominciare sempre a salire. Alla giostrina, tu sei alla giostrina. Sono arrivata in quella stanza là dentro. Là, mamma mia. Stai attendendo. Praticamente devi saltare. Quando arrivi là, c'è quella giostra rosa, devi saltarci sopra. Però non usare le ali, sennò non ci arriva.
Salta una volta sola. Se salti due volte, apre le ali. Devo cercare di prendere quella cassetta. Cioè, le ali le devi usare per i salti più lunghi. Non posso farmi beccare dai bambini. Devo stare attento. Uno l'ho salvato, eh. Uno l'ho salvato. Non devo cadere giù, sennò i bambini mi prendono. Ma all'inizio ci devo saltare sulla giostra. Devo fare tutto il giro. No, fai il percorso che ti fa fare. Mi potrebbe servire. Ah, ok. Affascinante. E dopo che finisco sul livello, prima di salutarci, compro qualche altro bonus, che sicuramente faccio qualche moneta. Perfetto. Se vado di qua prenderò la cassetta senza farmi vedere. Ma un altro condotto. Minchia, ma quanti condotti ci stanno qua? Che figata, se mi piace questo livello. Bello. È il più bello, il più divertente. Che cazzo ne sape? No! Ah, ok, devo salire da un filo all'altro. Arrabbiati perché mi incazzo. Accidenti! Fantastico! Ho trovato un'altra melanzana. Mi chiamo melanzana, ma mi sa che sono pupa. Questa melanzana. Non lo so, nel condotto era una. Ma un altro condotto ne ho trovato. Una l'ho trovata pure io prima. Non è una melanzana, è un pupazzo. Che cazzo è quello? Un pupazzo melanzano. Melanzano. Non manco melanzana, melanzano. Vabbè, c'è pure il maschio. Pupazzo melanzano. Se no come fanno a fare i figli le melanzane, scusa. Dai, non ci vuole il melanzano. Come il peperone. Come il peperone c'è anche la peperona, no? È normale, se no non possono fare i peperoncini. No, questa è bellissima, questa è male. Segnala, questa la disegna su un pezzo. Questa me la segnala. Cioè, scusa. Se il peperone e la peperona si accoppiano, fanno i peperoncini. Non possono fare i peperoncini, giusto? Fanno i peperoncini. E le peperoncine, anche. Ma ti ammazzo mo dopo, che dici? Ma dopo che modo mi devo concentrare, se no perdi poi. Se vabbè, che succhi sti papapulo. I papapulo sono alti e tu sei piccolino. Ok. Dai, non è difficile sto livello. Ah! Devo prendere tutte. Oh, sono 110 stelline da raccogliere, ne ho preso 80 fino a mo. Ho salvato il dinosauro. Ma tu nell'altro cosa sei entrata già? Nel condotto no. Ma ancora là con la giostra sei? No, sono passata quella. Ma ci sei dentro qualcosa. Sì, ora ci sei dentro. Batterie. Devo trovare le batterie. Sì, ma devo trovare le batterie. La mamma. Dove stanno le batterie? No? Che ne so io dove sono? Ah, là ce n'è una. Una l'ho presa. Oh, mi sa che quella era solo un barattolo. Wow! Eccone una! I bambini vedono il giocattolo che si muove da solo. Vabbè che non sono bambini, cazzo, devono capire, sono stupidi. Ma se vado vicino al bambino che succede? Mi prende? Penso di sì. Ma sono nascosti. Ragazzi, che vi nascondete a fare? Avete paura dei bambini? Ma sei proprio scena. Sono bambini. Ecco, Gulam non lo sa, ma perché non vola, non si aggrappa? Sto stronzo. Ma che temore. Sembra. Oh, meno male che sotto. Anzi, mi ho fatto un favore. Vedi, perché io. Ah, perché devo andare di qua, vedi. Ma non ci arriva!
figlio di puttana. Sono un figlio di puttana, basta. Figlio di puttana. Aspetta. No. C'è il bambino. Ma sta parte rompe le palle, però. Secondo me ti romperai i coglioni pure a te, eh. Secondo me? Ti romperai i coglioni pure a te sta parte. Quando ci arrivi. Io sono alla parte dopo il condotto e vi ho visto trovato una pannocchia. Una? Una pannocchia a peluche. Il marito si chiama Pannocchio. Pannocchio. Accidenti. E fanno i pannocchini. Povera Italia. Accidenti. Io sono alla parte in cui mi sono arrampicata addosso a tutte quelle cose. Una batteria. Ho preso la batteria. Affangulo. Ma me ne mancano due batterie, ma dove sono le altre? Wow! Ma lo so io dove sono le altre. Quando arriva la parte finale di prendere le batterie e poi finito. Però mo veniamo. Sono arrivata dove c'è quella radio. È presente la radio sul tavolo. Mi dimentico quello che sto facendo nei livelli, lo sai. Mi piace talmente tanto sto gioco che non. Dove c'è quella. Dove c'è quella bambina poi? Ci sono le. Oh, salta! Accidenti. Ma salta! Crabbia! Devo arrivare al pulsante. Là sono io. Vedi che sono in giro, però non devi farti vedere dai bambini. Accidenti! Ok, ah, ho tre. Ne ho trovata un'altra. No. Me ne manca una a me, 3 su 4. Una è a destra, una è a sinistra e una in mezzo. E l'altra dove cazzo sta? Ah, boh. Non mi dire che qua sopra che mi arrabbio. Sì, qua sopra. Puoi guardarti la live comunque, così capisci. Dov'è? No, perfetto. Una l'ho trovata, sono in quei barattoli, no? Sì. Però la devi prendere, perché te l'ha buttata per terra. Non te l'ho dato. Preso, una l'ho presa. Okay, batteria l'ultima. Acquisita. Batteria acquisita. Ne ho trovate due, anzi. Ora funziona. Ok, l'ho distratto. Il porco l'abbiamo salvato. Grazie a Buzz ci siamo salvati tutti. A posto, io ho finito. Congratulazioni. Livello completato, altre 400 monete. Queste mi servono che devo comprare i bonus. Ma 800 mi sa che già vediamo. Sfide sbloccate. Totale 5540. E mo quante ne ho? Sai che se ne avevo 200 ce lo posso prendere un altro bonus. Ma andiamo a vedere. Dopo che Buzz ci ha salvati, abbiamo scoperto che Lozzo e i suoi amici si divertivano con i bambini più grandi nella stanza farfalla. Io e Jessie abbiamo aiutato Buzz a uscire dalla stanza bruco per poter chiedere a Lozzo di trasferirci nella stanza farfalla. Addio Woody. Quindi il prossimo livello si chiama Addio Woody. Non è una cosa che porta, secondo me, qualcosa di brutto. Però ovviamente questo qua lo scopriremo nel prossimo episodio. Domani, vediamo domani se riusciamo a fare un'altra live. Lo continuiamo e ripartiremo da là. Ah, che bello vederti! Lo vedremo domani, no? Ma vediamo un attimo qua, che dobbiamo fare anche altre cose. Devo caricare anche video, questo, lascia stare, un casino. 540, non lo posso comprare un cazzo. Va bene. Più tardi. Più tardi. A domani, se no. Ok ragazzi, per oggi è tutto, per stasera è tutto. Grazie a chi ha guardato la live fino a mo, chi l'ha vista, chi ha lasciato like. Lasciate like ovviamente se non l'avete. Ricorda domani la live, non ti preoccupare. Quando ho finito la live, poi domani mi ricordo, tranquillo. Già lo so. Alle 12, giusto? Domani mattina alle 12. Comunque bellissima, grazie, è un bel gioco, sì. Bel gioco. È rilassante, poi comunque c'è la storia del terzo film. Poi i livelli dei vari film, cioè è bello. Vabbè.
Quindi, oh, ricordatevi di lasciare like, perché se no non lo mettete mai sto like. Vi guardate i video e poi non mettete like. Sembra che il like è una cosa, è un dito brutto, sembra che il dito del like ve lo mettono nel culo ogni volta. No, non ve lo tranquilli, non vi fa niente il like. Non è che se voi lo mettete in giù non va, e se lo mettete in su va dentro, là. Non ci va. Rimane là, non, mi fate soltanto felice a me. Che non va neanche a me, non stiamo dicendoci... Cioè, siamo chiari. Grande, grande. Comunque, grazie a tutti, e vedo che comunque la live piace, qualcuno se la vede, quindi comunque ci sta, si può continuare tranquillamente. Vediamo domani, dai, se no comunque lo continuiamo tranquillamente, quindi non ce n'è problema, di continuare lo continuiamo, giusto? Sì, certo, come no. Va bene. Alla prossima. Ciao a tutti da Tiger, buonanotte ragazzi. Ciao a tutti. È ragazza ovviamente, c'è pure una ragazza, che ne so io. Va bene.